sta verificando questa trasformazione. Uomini e donne insieme che creano, che pensano, che amano, che si appassionano per il futuro. Questa sera l'ANCE la dobbiamo vedere non solo come costruttori edili, ma io direi anche come costruttori di una società moderna. Quando Marco Di Rimacco mi ha parlato di questa iniziativa, mi ha stimolato la fantasia e anche la curiosità, perché l'associazione di costruttori mi sembrava la più distante rispetto alla capacità di inclusione delle donne. So che significa il rispetto per la donna, tant'è che è avvenuto il cambio generazionale nella mia azienda. Coloro che portano avanti la mia azienda sono le mie due figlie che sono in Italia, Marzia e Michela. Perché non basta la passione, c'è la fatica anche, ma questo vale per tutti, per uomini e donne. Non si ottiene niente senza fatica, però poi la fatica ripaga. Non esiste nessuna forma di emancipazione se non c'è una relazione tra i generi, nel senso proprio di poter collaborare insieme. E questo vale anche nella famiglia. Il concetto di far nascere degli oggetti che secondo me sono anche un po' sostenibili, perché secondo noi il concetto da portare avanti è quello del far durare il prodotto nel tempo. La sfida è quella di fare in modo di attivare il confronto con chi mi sta davanti per far capire che quelle indicazioni che stiamo dando vanno a migliorare un progetto, un intervento, una qualsiasi cosa. E dal dialogo e dal confronto i risultati buoni arrivano sempre. Tra poco non avremo più maestranze qualificate. Noi dobbiamo riportare al centro questa figura, perché altrimenti noi fra poco non avremo più la possibilità di fare le cose. Cioè vorremmo fare tante cose, ma non abbiamo chi le fa. L'impegno che stiamo portando avanti come ANCE, giovani ANCE nazionale, è l'impatto fondamentale con la società, come le nostre scelte effettivamente possano portare benessere collettivo. Ed è quello il ruolo dell'imprenditore, non più dello speculatore alla Italo Calvino, ma veramente un ruolo fondamentale e sociale.